bianchissime, né sulla montagna, né sulla terra, potrebbe rendere così bianco. E a fare quel colore via con Mosè e conversarono con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, clamai, ascoltate. E improvvisamente, guardando il mio attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Intanto quando nella scrittura troviamo Dio disse, Dio parlò, queste espressioni non vanno mai intese in senso letterale, perché vi faccio una domanda: voi personalmente avete mai sentito la voce di Dio? No. Sì o no? Io no. Ma questo significa che Dio non ha mai parlato e che Dio non parla? Dio parla o non parla? Sì. Certamente Dio ha parlato e continua a parlare. E continua a parlarci della storia. Continua a parlarci e ha parlato attraverso i profeti. Ieri e oggi ci parla attraverso la nostra coscienza. Ci parla attraverso la vita dei santi che si sono fidati di lui. Grande cosa che insegna la vita, ci parla attraverso i pastori, ci parla attraverso le persone che quotidianamente ci sono accanto, che ci mostrano amore, tenerezza, compassione. Dio parla, anche se la sua voce non l'abbiamo mai ascoltata. Quindi quella che è la lettura di oggi, nella prima lettura, la lettura della Genesi, presenta come la volontà di Dio per Abramo. Dobbiamo dire che probabilmente era un'idea sbagliata che Abramo aveva di Dio. Perché quale madre, se c'è qui in mezzo alla sede, o quale madre sarebbe disposto o disposta a sacrificare il proprio figlio alla richiesta di fedeltà di Dio? Nessuno. È chiaro questo. Per noi certamente è inconcepibile oggi tutto questo, però dobbiamo sapere che Abramo non si sogna certe cose. Al tempo di Abramo, questa di sacrificare il primogenito
era una consuetudine, cioè si sacrificava in situazioni di grande calamità, in situazioni davvero in cui, come oggi noi diciamo, a quale stato ci dobbiamo votare perché ci venga in aiuto, si sacrificavano i bambini primogeniti agli dei pagani. Tanto è vero che la valle della Geenna era stata maledetta proprio perché era il luogo in cui venivano immolati i bambini. E ancora la valle della Geenna poi è diventata l'immondiziale. E Gesù dice subito, l'abbiamo ascoltato proprio l'altra sera, andrà a finire nel fondo della Geenna, perché la Geenna proprio perché era considerata un luogo maledetto, era diventato l'immondiziale di Gerusalemme, si diventava l'immondizia, c'era un fuoco che sempre ardeva, si pensava che lì fosse l'inferno. Ma quel luogo era stato maledetto perché lì venivano immolati i bambini e lì pagati. I profeti, chiamati da Dio, avevano fatto ravvedere Israele, che aveva abbandonato questa pratica, non si immolavano più i bambini. Però accanto in altri paesi, in altri villaggi, che non si conoscevano nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio unico, continuavano questa pratica. Allora probabilmente, e questo è un messaggio anche importante per noi, a volte l'idea sbagliata che abbiamo di Dio ci fa pensare che alcune cose siano la volontà di Dio a noi. Probabilmente nel momento di grande smarrimento Abramo ha potuto vivere e pensare addirittura a questo, cioè che Dio chiedesse per mostrare la sua fedeltà il suo unico figlio. E infatti, quando è in procinto di ucciderlo, dice il racconto che c'è un angelo che lo blocca. È chiaro, siamo in un racconto mitologico, ma è il messaggio fondamentale che ci viene da questa pagina della scrittura che abbiamo ascoltato, è che il nostro Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo, non è un Dio che vuole la morte, è il Dio della vita, non è un Dio che vuole il sacrificio, ma che vuole l'amore, non è un Dio che si ferma ai limiti, ma è un Dio che mostra la sua grande misericordia. Ed è disposto ad intervenire nella nostra vita come segno della sua fedeltà. Allora attenzione per questo, perché qui va verificata la nostra immagine di Dio, perché tante volte nel nostro linguaggio diciamo questa sofferenza, questa malattia, volontà di Dio nella mia vita perché ho sbagliato tanto nella mia giovinezza. Ma questa è la tua carriera di Dio. Può un padre comportarsi così per gli errori della giovinezza, dare al proprio figlio una malattia? Non è il padre che ci dà, non è il volto della misericordia questo, non è il volto che Gesù Cristo ci ha insegnato. Allora questo è importante, perché guardate, a volte noi non ci fidiamo. La domanda fondamentale che ci viene da questa seconda domenica di Quaresima è questa: ma tu ti fidi di me? Tu ti fidi davvero di me? A volte sapete qual è la nostra risposta? Signore, io vorrei fidarmi di te, ma mi fido di più del fatto che so che io non riuscirò a cambiare questa situazione, mi fido di più di questa idea che ho, che io non riuscirò mai a cambiare questa situazione. Cioè, questa è la mancanza di fede, questa è la mancanza di fiducia. Noi ci fidiamo di più dei nostri limiti che dell'onnipotenza di Dio. Io penso che dovremmo immaginare la nostra vita come un cadere nell'acqua, senza saper nuotare. È bruttissimo questo. Perché ci possiamo salvare, è necessario che qualcuno dalla barca che faccia ci butti un salvagente,
dei discepoli che come noi si fidavano di più dei loro limiti, della onnipotenza di Dio, Gesù gli fa fare una bellissima esperienza, venite con me, e porta Pietro, Giacomo e Giovanni, tre, rispetto agli altri. Perché con questi tre? Perché con Pietro, Giacomo e Giovanni? Perché erano quelli che davano più fastidio nel gruppo, erano quelli che più degli altri facevano fatica a fidarsi di Gesù, e ponevano domande: ma che ne sarà di noi? Ma dove stiamo andando? Ma perché ci sbagliamo questa esperienza piuttosto che un altro? Vedete come li porta su un alto monte e accade qualcosa di misterioso, invisibile, che oggi noi diciamo trasfigurazione, ma che significa? Se non che Gesù dimostra la sua vera identità, questo è solo. Ti stai preoccupando di cosa sarà? Guarda che meraviglia ti aspetta. Mostra davvero quello che accadrà alla loro vita, quello che accadrà alla nostra vita, quelle vesti cambi che dicono la bellezza di una vita nuova, che non dobbiamo aspettare quando arriviamo in paradiso, che già qui noi possiamo vivere se ci fidiamo di lui. Perché la vita, ci dice Gesù, è un cammino che porta alla bellezza, alla bellezza. A partire non da un altro me, a partire da quello che sono, con i miei limiti, con i miei peccati, perché compiamo giorno dopo giorno, fidandomi di lui, si trasforma, una vita che si trasforma, come la vita del gruppo, che non va mai contro la morte, ma si trasforma in farfalla, in quella vera vita, che vola verso il cielo. Ed è bellissimo questo. Questo è il cammino che fa compiere a quei discepoli che hanno paura. Hanno paura. Che cosa ne sarà? E infatti, dice Pietro, è talmente bello che siamo usciti. E non dice Gesù. E no, bisogna scendere e tornare alla vita di ogni giorno, perché non ci può essere bellezza senza il tuo di sé. Quanto è bello alla fine della giornata per una mamma, per un papà, dire: ah, anche oggi è vero, sono stanco, è vero, sono stanco, ma anche oggi ho donato la mia vita per amore, anche oggi con i tuoi aiuti. Sarebbe bello vivere la bellezza, ma senza quel rendere sacro il tempo. Sacrificio, rendere sacro il tempo, non ha sapore quella bellezza, diventa assoluta. Ecco allora il mistero grande della trasfigurazione, il destino che ci aspetta, la bellezza, una bellezza che possiamo vivere già adesso se ci fidiamo del Signore. Lo auguro a me, Gesù, di rispondere a questa domanda: ma tu ti fidi di me?